Eccoci a una nuova puntata di Arte e Finanza. Questa volta vi parlo di Paolo Masi, un artista fiorentino del 1933, noto soprattutto per le sue opere molto, molto analitiche. In particolare oggi affrontiamo il mercato delle opere su tela. In realtà Paolo Masi si contraddistingue per queste opere su tela, ma anche per opere realizzate su cartone inciso. Nella rubrica odierna affrontiamo in dettaglio le opere su tela, anche perché è giusto fare il confronto per tipologie di opere. Quindi iniziamo subito da guardare i record, da guardare le aggiudicazioni, da guardare i periodi in cui sono state aggiudicate. Il record è formato da quest'opera del 1974, una tessitura dove si vede la pittura analitica di Paolo Masi, questa è un'opera 120x120, aggiudicata recentemente, aggiudicata nel 2021, a oltre 16.000 euro, quindi una somma importante. Scorrendo la classifica, ancora opere del 1974, ancora una pittura rigorosa, molto analitica, in questo caso un 150x200, quindi un'opera molto importante, aggiudicata sempre nel 2021. Questo a conferma che negli ultimissimi anni c'è stato c'è un grandissimo interesse nei confronti del pittore fiorentino. Anche questa aggiudicata a 15.000 euro. E così via, scorrendo la classifica, come possiamo vedere, le opere sono abbastanza datate, sono opere degli anni 70. Peraltro c'è da dire che non è facile trovare nel mercato delle aste opere su tela di Paolo Masi. Diamo uno sguardo al grafico in modo tale da avere una percezione immediata di quello che accade attorno alle aggiudicazioni nelle aste. Vediamo che le prime opere sono state immesse e vendute nel mercato all'inizio degli anni 2000, quindi particolarmente nel 2004. E si nota immediatamente che nei primi anni, fino al 2014, quindi per una decina di anni in pratica, i valori di riferimento sono rimasti pressoché invariati. Dopodiché, nel 2014 è cominciato l'interesse, c'è questo picco nel 2017, ma il picco, può essere dato sia che sia positivo che sia negativo. Può essere dato perché in quell'anno ci sono state diverse opere aggiudicate a prezzi importanti o viceversa diverse opere aggiudicate a prezzi bassi. Nel caso del 2017 ci sono state diverse aggiudicazioni molto molto importanti che hanno fatto sì che la media annuale subisse questo picco. Vi ricordo che questi valori sono valori di riferimento medi annuali, quindi non sono riferiti ad una singola opera. Ma sono riferite a tutte le opere della stessa tipologia, quindi sono valori scientificamente provati e assolutamente attendibili. Quello che interessa è la linea di tendenza, questa linea blu, dove vediamo che è in salita, fino ad arrivare ad un valore matematico, calcolato scientificamente, che è pari a 1,89 e partiva più o meno da un valore 0,030. Quindi oggi un valore di riferimento è questo di 1,89. In realtà questo è un valore matematico. Il valore del mercato, invece, dato appunto dalle aggiudicazioni, è pari a 3,75. Qual è il confronto interessante di questo grafico? Sono tre gli elementi. Uno, la linea di tendenza che è in netta salita, e questa si vede dalla linea blu. Poi c'è il confronto con la linea di inflazione, che è la linea verde, che per chi non avesse mai seguito una puntata di Arte e Finanza,
è calcolata sulle prime aggiudicazioni, quindi viene fatto il riferimento, viene preso come riferimento il primo anno in cui sono avvenute aggiudicazioni, quel riferimento viene considerato come se fosse un importo, in questo caso è 0,39, e questo 0,39 viene elaborato con i tassi di inflazione annui ufficiali dell'Istat. Questo 0,39 gradualmente arriverebbe a oggi, anzi arriva ad oggi, ad avere un potere d'acquisto pari a 0,37. Significa che se io avessi messo 0,39 centesimi in un salvadanaio, oggi avrei un potere d'acquisto di 0,37 euro. Ma queste sono le regole dell'inflazione. Viceversa, se io avessi acquistato a 0,39 opere di Paolo Masi nei primissimi anni, in questo caso nel 2005, oggi in base ai valori del mercato avrei un potere d'acquisto pari a 3,75. Quindi questo significa quasi 10 volte tanto quello che mi darebbe un importo in denaro trattato con l'indice dell'inflazione. Quindi certamente per chi ha avuto la fortuna di acquistare opere di Masi nel corso degli anni, sicuramente oggi si ritrova ad avere un guadagno assolutamente certo. L'altro valore di riferimento, quindi il primo abbiamo detto la linea di tendenza, il secondo il confronto con la linea dell'inflazione, l'altro valore, l'altra considerazione la facciamo confrontando i dati, quindi questi valori di riferimento annuali delle aggiudicazioni delle aste di Paolo Masi, con le quotazioni ufficiali dell'oro. Anche qui, se noi il primo anno dove le opere di Paolo Masi sono state aggiudicate a 1.565 euro, questi dati sono prelevati dai dati ufficiali forniti dalle aste, dalle case d'asta, se io avessi acquistato oro per un importo pari a 1.565 euro, man mano le quotazioni dell'oro ovviamente fortunatamente salgono, oggi avrei un valore pari a 7.500 euro, quindi una cosa molto interessante. Ma se io avessi acquistato opere di Paolo Masi per 1.565 euro nel 2005, oggi in base a quello che sono gli indici del mercato, avrei un potere di acquisto pari a 15.000 euro, quindi il doppio di quello che avrei potuto avere con l'oro. Quindi questo sta a significare che si può investire su opere di Paolo Masi.